Ciao a tutti diavoletti, oggi sono super felice perché io e Vinci stiamo per fare una challenge epica. Però adesso Vinci sta in bagno, quindi dobbiamo aspettarlo per iniziare questa challenge. Ma non ve ne pentirete perché questa challenge è divertentissima. Vinci! Ma chi è al citofono? Diavoletti, devo rispondere. Chi è? Diavoletti, questa cosa è troppo strana. Perché ci stanno bussando? E chi è? Ancora? No, no, no. Sto tremando. Adesso rispondo. Pronto? Chi è? No, non abbiamo ordinato nulla. Ma chi è? Avete ordinato un gelato. Non abbiamo ordinato nulla. No. Non avete ordinato. Non abbiamo ordinato nulla. Ma chi è? Avete sentito? Non si sentiva molto bene, ma ha detto che era un gelataio e insisteva sul fatto che noi avessimo ordinato un gelato. Ma io e Vinci non abbiamo ordinato nessun gelato, almeno che io sappia. Perché voleva darci un gelato questo gelataio? Vabbè, forse è un gelataio che ha sbagliato indirizzo, oppure Vinci ha ordinato un gelato. Mi senti, Vinci? Cosa vuoi? Cosa voglio? Non sai nulla. Un tipo strano che ha detto che era un gelataio ci ha appena citofonati e tu non sai nulla. Ha detto che noi due avevamo ordinato un gelato. Mica tu hai fatto qualche ordine e io non so nulla. Ah, non hai ordinato nessun gelato, sicuro? Nessun gelato. Ok, quindi secondo me ha sbagliato indirizzo. Questa cosa mi puzza un po', perché un gelataio non ti bussa all'improvviso a casa tua e vuole portarti un gelato. C'è qualcosa di brutto sotto. Ho un'idea. E se mi affacciassi alla finestra e controllo se vedo quel gelataio? Voglio vederlo in faccia. Ok, diavoletti, io adesso sono affacciato alla finestra e non vedo nessun tipo strano, nessun gelataio. Magari qualcuno che cammina con dei gelati in mano? No, non vedo nessun gelataio. Forse ha veramente sbagliato indirizzo. Vabbè, dimentichiamoci di questa cosa. Io adesso chiudo le finestre. Ma chi è quel tipo strano? C'è un tipo strano lì che mi sta fissando. Vi giuro, adesso vi faccio vedere. Cosa vuole da me? Guardate, c'è un tipo strano lì. Mi sta fissando, ma cosa vuole? Lo vedete? Mi mette proprio ansia. Sta guardando proprio questa casa. Ok, adesso io chiudo le finestre e vado ad avvisare Vinci. Vinci? Ah, si sta ancora asciugando i capelli. Vinci, vieni a controllare, perché fuori la finestra c'è un tizio che mi sta fissando. Ti giuro, mi stava fissando, vieni a vedere. Io non vedo nessuno. È sparito. No, ti giuro, Vinci c'era. E io ho ripreso con la telecamera, ho le prove. Io matto. Perché non mi crede nessuno? Vinci, non ti chiudere in bagno, per favore. Perché ti sei chiuso in bagno? Ti giuro, c'era un tizio che mi stava fissando. Perché nessuno? Adesso stanno bussando alla porta. Chi è? Chi è che bussa alla porta? No, 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 no.
E se è quel tizio che sta bussando? Quel tizio strano che mi stava fissando? No, 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 io la porta non la apro. Che ansia! No, 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 ma non posso restare tutta la vita qui. Sono anche da solo, Vinci sta in bagno. Ok, io vado ad aprire la porta. Adesso la apro. Ok. L'ho aperta. Chi sei? Ma non c'è nessuna persona che sta bussando qui fuori. Questa cosa è troppo strana. Ma perché c'è un gelato qui? Un gelato. Vi ricordate? Il gelataio aveva detto che noi avevamo ordinato un gelato e me l'ha portato. Quindi quel tizio strano è stato fuori questa porta. Ma chi è? Ora è lì fuori. Che faccio? Lo apro? No, 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 no. No, 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 no. Prendo il gelato e dentro. Mi devo muovere. Chiudo. Ho chiuso la porta a chiave. Ok, quindi quel tizio strano ci ha mandato un gelato fuori la porta. E adesso lui è anche lì fuori. No, no, no. Questa cosa è troppo strana. Controlliamo se c'è ancora. Lo sentite? Sta fuori quella porta. Sta facendo piccoli rumorini. Che ne dite se apro la porta e lo guardiamo in faccia? No, no, no. Lo vedo molto arrabbiato. Sentite? Ok, ciao ciao. Chiudiamo di nuovo a chiave. Ok, quindi quel tizio strano che sta facendo quei rumori stranissimi fuori la porta mi ha mandato questo gelato e io dovrei mangiarlo. No, 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 no. Preferisco buttarlo. E se ci ha messo qualcosa dentro? Però un piccolo dubbio me lo vorrei togliere. Chi è? Adesso lo guardo in faccia. 3, 2, 1. Ma perché non c'è nessuno? È impossibile. C'era qualcuno qui fuori che stava bussando a questa porta. Ok, no, no, no. Questa situazione è troppo strana. Oh, avete sentito? Sta bussando di nuovo. No, no. Vediamo di nuovo chi è. Oh, adesso ti acchiappo. Non c'è nessuno. Di nuovo. Vabbè, chiudiamo. Vado via. Mi chiudo dentro. Di nuovo. Adesso non apro. So che ti nascondi quando io apro quella porta. Vinci, Vinci, apri. Cosa vuoi ora? Cosa voglio? Non hai sentito nulla di quello che è successo qui fuori? No. No, perché mi stanno prendendo per matto oggi? Vinci! Sto delirando. Perché non mi credi? Stai immaginando le cose. Io immaginando le cose? Non mi credi? Non ti credo, Marco, non ti credo. Ok, se Vinci non mi crede, io forse sto impazzendo. Ma no, 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 non sto impazzendo. Anche voi lo sapete, diavoletti. Avete visto quel tizio che mi stava fissando fuori la finestra? Ok, questo sta diventando un vero e proprio mistero. Qui vi lascio due playlist veramente divertenti e noi ci vediamo domani.